Sassolo, sì, ho visto. L'ho preso nell'occhio, poverino. Sì, mi spiace, scusa, non denunciarmi. Vabbè, raga, io come al solito saluto i ragazzi di Welcome to Favelas che ci hanno mandato questa maglietta fantastica. E io saluto i ragazzi della Redneck Corporation per avermi dato una canottiera per picchiare mia moglie. Vi anticipo già che siamo dei ciccioni, quindi è inutile che scrivete ciccioni con la treccia, ti piscio una treccia sotto, tanto lo sappiamo. Ho fatto l'aperitivo adesso. Capo Plaza, featuring. Capo Plaza, fit, Tesla, fit, Sfera e basta, Drefcold, Lil Pucci, sì. Young Cocainomane. Sì, Sanator. Voglio vedere dove vai Lil a fare. Sanator. Raga, perché mi chiamo Lil Sanator, raga? Che mi chiamo così dei gargoyle giganteschi. Ma che cazzo è Sanator? C'ha 9 anni, cioè. Vabbè, iniziamo, andiamo a vedere questa cazzo di canzone. Porca troia. Non comunque, voi dite sempre che noi eiteriamo, sì. Facciamo speech age. Invece questo giro staremo attenti, analizzeremo il testo, bravo, e daremo cazzo. Senza essere prevenuti. Senza essere prevenuti, daremo un'opinione oggettiva. In questo momento oggettiva. Noi ci trasmorferemo. Mi trasmorfo? Tu diventi Damned. Io Damned. Divento Victor Hugo. Aspetta, donatemi i soldi che non è webcam. Donatemi i soldi che è morto uno. È appena morto un tipo. Mi raccomando, donatemi i soldi. Dai, Satti, da Victor, non mi scrivere dopo che stavo scherzando. Poi Damned, io faccio Victor Hugo. Scusa, ricchione quello. Ma non è ricchione, chiama più di te. Alto, sicco. Come, scusa? Alto, sicco, fai i buchini. Perché? Femminile. Vabbè, allora posso fare. Poi è l'unico fiorello. È l'unico toscano. Che... Mi sono. Non voglio fare. Non voglio fare Rizzo. Vuoi fare Rizzo? Posso fare Rizzo? Vabbè, ci siete inquartati uguali. Rizzo? Allora io che cazzo Rizzo, faccio? Quando sacca... No, tu fai Damned. No. Sì, c'hai i capelli lunghi. Ma che cazzo fai c'entra? Posso fare X-Murri? Bella. Chiamo mio padre, aspetta. Papà, vieni nel giro, ancora, io un cazzo, trovati un lavoro, fatti una famiglia, vai fuori di casa, trova una ragazza, c'hai 50 anni, campi con la mia pensione. Sta campando pure il padre con ste minchiate che fa. Madonna, lo invitiamo in trasmissione, il padre di X-Murri, reagisco col padre di X-Murri. Sono in fissa, X-Murri, tu sei un coglione, mi ci mandi tuo padre? Sì, che magari... Dai, Capo Plaza, dai, ragazzi, assottiamo uno di merda per fare 10 minuti di video di merda, di sta canzone di merda, è impressionante. Oh. No, però tanti... dobbiamo fare... Sei Rizzo, io sono il papà di X-Murri. Wow, è bellissima questa canzone. E io il papà di X-Murri non so. Però è più bravo Fabri Fibra. Ah, ecco, sì. No, davvero, hai fatto la testa che vola. Piccioni non ne manca. No, devi fare Barlo in Burundi. Ah, è vero. È diventato Tony F lui. Sì, è vero. Ha una roba pesante. Bravo. Bravo, bravo. Hai visto che figata è fatto? Wow, il 3 sull'ascensore. Tu niente di interessante. Wow. Figo, figo. Fregna. Le macchine di fianco vanno, ma lui è fermo. Guarda lo sbirro americano. È di Chele? Ah, GTA, vedi? Cercato. Che bello essere cercati. Guarda con che leggerezza scappa dagli sbirri con la sua tipa. Sì. E invece no. Grande, vorrei farlo anch'io. Ma bevo la mia bevanda. Ma sono una cana. Minchia, sta pasta è una bomba di tutto. Bravo. Grande, ha fatto del popping. Mi hanno messo i break nel video, visto che bomba? Sì, guarda il fuoco di artificio. E per stanno spendo dalla finestra. La tira la testa. Dai, bravo Ava, sì, che produzione che ha fatto. Sì, bene anche se sporca. Il video è veramente fatto bene, raga. Originale. Molto futuristico. Sì. Poi fare accesi anche di giorno, mi raccomando, la sicurezza sempre in strada. Infatti, sto grande, una delle migliori realtà ultimamente Italia, insieme sì. A BHMG. Bravissimo, ah? Secondo me loro riescono a spingere sono bene migliori il prodotto a fare quello che fanno. Mm-hmm. Soprattutto sono giovani, sono italiani di nuova generazione e non fanno le solite mafiette di 70 anni fa, dei vecchi che controllano tutto, le mafie. Sono che la vera propria alternativa al televisore. Sono la vera, cioè tu vai da lì, vai da loro a fare l'intervista, fumi, bevi, non è quei meccanismi marci di 70 anni fa. E ti fanno vedere esattamente come la realtà che vivono i ragazzi e ti fanno momento. Esattamente vedere quello che vogliono loro. So, il testo secondo me... noi è una delle cose, cioè è un, via, bravo, è un viaggio alternativo della realtà parallela del ragazzo che vive la vita di strada in questo momento o di un giovane emergente che finalmente è riuscito a riscattarsi, sì. Ma comunque resta ancorato, uscendo da una realtà comunque molto piccola, sì, come con le sue radici nel cemento, restano comunque ancorate ai vecchi modi di fare, di dire, di vivere nonostante il successo ormai stratosferico. Sì. La cosa molto importante comunque da dire prima che cominciamo a
a leggere il testo è: la realtà descritta da questi ragazzi in questo video è semplicemente il parallelismo con la realtà, che poi fondamentalmente sono i sogni dei ragazzi. Sono i sogni e l'angoscia, che è le vicissitudini che ti portano a crearti un alter ego con cui relazionarti e interfacciarti con il mondo, che ovviamente non è sempre quello che ci hanno descritto, ma è quello che poi ci viene dato in eredità e che noi lasceremo ai nostri. Quindi una sorta di, stai dicendo, una sorta di Orwell, però al contrario, parallelo. Sì, l'error entra dentro la mia testa. Sono addosso una, e qua nota come sto su una, come se non si ricordasse le parole. Sì. Nella sua testa c'è un enorme caos di sogni, desideri, rime, concetti inespressi e speranze da avvenire, che a volte perde anche il filo del discorso. Ho ma capito. Lo riprende subito dicendo: su una Tesla. Ho addosso una roba pesante, quindi ritorna sulla realtà. Quindi il suo viaggio. Ho addosso una roba pesante, quindi catenoni, quindi soldi. Sì, soldi, il viaggio che si era fatto fuori dal corpo, diciamo quasi etereo, viene riportato da questa roba pesante come se fosse una zavorra che lo riporta nella realtà. Quindi col culo siamo sopra ancora la Tesla. Però vabbè, ma la cosa tutte subito le minchiate, la cosa più importante che poi capiscono anche loro se tu le dici bene le cose. Cerco di spiegare, io faccio sì con la testa, così sembra che ho capito e andiamo avanti. Torniamo. Manco lo immaginavo questo. L'italiano è una cosa ormai obsoleta, è sopravvalutata, è surclassata. Bisogna esprimersi gutturalmente. Lo slang. Portiamo lo slang di quartiere in modo che i ragazzi cantino in slang di quartiere e si dimentichino che l'italiano è quello che viene portato dalle scuole. Quindi l'istruzione. In questo momento Capoplaza è il contropotere della istruzione. Sì, si ribella alla grammatica. Bravo. Mamma, guarda come volo adesso. Prima in un 5 stelle. Prima stavo nel campetto. Sfera ne fa un'altra. Gigi versa il succo denso. Mamma, non perdo tempo, ce la stiamo facendo. Cioè, mamma, non sto perdendo tempo a drogarmi con i miei amici. Ce la sto facendo, nonostante io possa far uso di sostanze che la legge non vuole che utilizzo, riesco a farcela. Ecco il controsenso della società: riuscire a farcela nonostante io qualche anno fa sarei stato semplicemente un drogato di merda. Giro a destra in una Tesla, manicomio nella testa. Ricordatevi, non ha detto giro a sinistra, quindi c'è anche della satira politica, c'è anche molto pesante della politica, quindi manicomio nella testa. Sì. Richiamando anche una canzone proprio di Delizetta Zero Alfa, proprio manicomio, appunto riprendendo il girare a destra. Plaza, bravo, è il nome Plaza delle piazze, quindi tu niente di interessante. Il bicchiere, il bicchiere pieno è sempre viola. Pieno e viola, ragazzi. Che riprende anche il colore dei soldi, delle 500 euro. Le melanzane. Il mio amico con una ruota vola. Sempre questa società ti convince, ti obbliga a viaggiare su due ruote, bravo, su una moto. La cosa bella è che lui dice: il mio amico, quel meglio, è meglio di me. È meglio dei tuoi momento, amici. Sta facendo dalla sua strada di vita su una ruota sola. Quindi sempre in bilico col pericolo, ma cosciente di potercela fare. Non sei Tony, non sei manco Sosa. Voglio il culo su una Tesla nuova. Ovviamente qua fa riferimenti ai film che sono stati molto utili nella sua vita. Sì. E cerca anche di spiegarvi: non siete spacciatori, non fate gli spacciatori. E lui, non facendo lo spacciatore e non essendo spacciatore, però riesce comunque a avere una chili. Tesla. Però lui muove i chili. Muove perché chili comunque di rime. Sfera e basta. Ecco. Ho visto le guardie lì a destra. Sempre a destra. Perché quindi, girando a destra con la macchina, ho visto le guardie a destra. Però la ci sono politica. Anche le guardie, capito? In tasca una cosa che no, frate, non è concessa. Questo scuscù. Ha visto gli sbirri, ovviamente lui ha sterzato e cerca di non andare lì a destra. Haters stanno spiando dalla finestra. Mi sembra chiaro che non mi interessa. La finestra è intesa come il computer. La finestra è intesa il black come mirror. Il black mirror. A volte mi gira la testa, sempre per l'uso di sostanze che sì, lui o fa. Forse per la girata della sterzata. Testa coda. Sto con la mia pipa su una Tesla. Perfetto. Il parallelismo col testa. Quindi lui di una sceglie macchina. Di vivere questa sua vita al limite della follia. Cosa si può dire che è veramente follia in questa società ormai maniacale? Magari la società stessa, la follia è la sua, la realtà reale. Esatto. Però lui si porta la sua tipa con sé, quindi attaccato ai valori della famiglia e dell'amore. Bravo. Chiappe sode. La cosa di restare in forma, di muoversi tanto, fare attività. La mia tipa è una salutista. Non è una che si lascia andare, che fa. È una salutista, sta sempre in palestra. È creare un modello sano di vita, stereotipato sano, sì, per sì, una sì. ragazza. Sto con la mia tipa su una testa. Lei dice rallenta, ma mi gira la testa. Anche se lei è una salutista, comunque non ha il coraggio di spingersi oltre e di lottare contro la società come faccio io, perché io sono un personaggio scomodo, io dico delle verità scomode, io sono ribelle, vado contro la società e sono soprattutto una roba politica. A 180 metto la sesta. Notare come la Tesla non abbia la sesta. Ma è una metafora questa. È una metafora della, che lui ha una marcia in più. Sì. Hai capito?
capito, lui ha una cazzo di marcia in più. Chiappe sode, emoticon della pesca. Quindi dice, ti faccio anche vedere che anche in questa realtà virtuale non mi serve neanche parlare. Bravo, cazzo. Mi esprimo con questa natura morta, come un pittore del 600. Bravo. Ecco, capito? In questo momento Sfera è anche pittore. Paragona lui stesso a un pittore del 600. Esatto. Trefcol, che nonostante sia il più giovane e arrivi per ultimo, sì, ma è dulcis in fundo. Sì, dulcis. Anche dulcis in fondo. Lancio soldi per aria. Il denaro è solo, sì, lo sterco di Satana, è effimero ed è inutile stare troppo attaccato al denaro. Lui ma non serve sperperare, e poi i giovani fanno girare l'economia. Le pensioni dovrebbero darle ai giovani, non ai vecchi, che tanto li tengono lì, comprano le medicine inutili. I giovani invece fanno girare l'economia. Quindi lui dice, lancio soldi per aria, tanto nulla mi cambia, vedi? Appunto, non cambia nulla. Nulla mi calma. Bevo la mia bevanda. Bevo la mia bevanda. Non viene a bere nel tuo. Lui beve la sua, sì, bevanda. Che poi, anche comunque, se nulla lo calma, comunque beve la sua. Non è che va a rubare l'acqua agli assetati. Però sappi che la bevanda è come al solito un contro della società. No, 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 la bevanda è comparema. È comparema. Comparema non è la bevanda. Sì, sì, lo, tra parentesi, comparema. Ah, no, è proprio la sua bevanda. Si chiama comparema. Succo rosa. Sono una, sono canaglia. Canaglia. Quindi lui beve succo di rosa. Perché comunque è una persona. È un animo gentile, è delicato. Sì. Capito? Petali di rosa in nettare. Comparema. Nettare di petali di rosa. Soldi, soldi, più soldi, soldi faranno una muraglia. Più soldi fai, più soldi vuoi, faranno un muro tra te e gli altri. Perché, bravo, ti isolerai nella tua cupidigia, nella tua avidità. Questo è un andare contro. Ci, e piace, ci cammino sopra come con le scarpe nuove. Gigino Most Wanted. Non devi ridere, è una cosa seria. Gigino Most Wanted. Gigino Most Wanted. Dai, inventati la cazzata. Gigino Most Wanted. Gigino. Riesco a dirlo. No, io. Gigino, che, no, è parte del quartiere. No. Scusa. Non mi viene a ridere. Capito, Gigino Most Wanted, un nome italiano. Sì. E nonostante il diminutivo non lede la nobiltà, perché è Luigi, un nome abbastanza strano, nobile, certo. Gigino, quindi la confidenza è Most Wanted. Americanizzazione per forza di questi nomi che americani, certo, che non vogliono dire nulla. Joe, Jack, Buck, non vogliono dire nulla. Gigino Most Wanted. Quindi non serve per forza fare gli americani per avere questa grandezza e questa magnificenza. Questa, secondo me, puoi chiamarti anche Gigino. No, e non solo Adam Joe. È tanto parte dello schierarsi politicamente di Sto. Sì, sì, che sono tutti italiani. Cerca Sto l'italianizzazione in, sì, qualsiasi cosa. Quindi, sì, sì, ricorda un certo tipo di periodo in cui le italianizzazioni delle parole, sì, venivano, sì, promosse, sì, all'interno, infatti, della cultura. Infatti, Michele, a me è sempre sembrato un po' fascio, un po'. Però è un po'. No. No, mafioso. No, Paolo. No, infame. A livello politico attivo. Ah, è Berlusconi nero. Sì, ma non devi dire queste cose, che sono un po' attivo politicamente. Ripeti così che te lo taglio. Vabbè. No, di Michele. Michele? E mi è sempre sembrato un po' attivo politicamente. A me, Michele, mi è sempre sembrato. Michele, quello che ha fatto l'appartamento, Michele. Vabbè, Michele. A me Michele è sempre sembrato un po' così, però. Michele Di Stefano. Michele De Stefani. De Stefani. Di Stefano. Doppio. Ecco. Vabbè, io non so dove siamo arrivati. Vabbè, qua. Dove? Perché c'è ancora tutto Sfera. No, allora, no, questo era il ritornello, non serve. Cavalco le onde, scrivo tutte parole. Tutte parole. Tranne gli articoli. Sì. Non devi essere serio, coglione, ti sei dimenticato. Ritorniamo al discorso che la grammatica è inutile, è superflua ed è anche un po' fascista la grammatica. Infatti, noi perché di è anche sessista, perché c'è la, c'è l'ho, c'è il, c'è le, mentre noi sappiamo che bisogna solo usare gli asterischi. L'inserimento del gender nelle scuole aiuta e ti fa asterisco comprendere il fatto dell'asterisco. E soprattutto lui, onde evitare, ha tolto proprio tutte le ma è giusto, giusto, così giusto, almeno family friendly. Sì, sì. Da una, sì, parte e dall'altra. Tesla, energia come il sole, quindi anche la svolta ecologica. Salviamo le foreste. Il politico di cui ti parlavo. Basta petrolio, basta energia sporca. Abbiamo come il sole, come Daltanius. In tasca soldi da soli, perché i soldi poi ti rendono una persona sola e infelice. Bravo. E i soldi, anche se sono in tanti, in tasca saranno sempre soli. Soliti, vedi che profondità, cazzo, che hanno questi ragazzi. Detto. Io gli ho sempre detto che questi ragazzi spaccano un botto. Voglio una Tesla arancione. Voglio una Tesla arancione. Adesso tutto è migliore. Adesso è tutto adesso migliore, ho perché ho una ragione. Adesso ho una ragione, perché la Tesla va energia, va idrogeno. E la vuole arancione perché è il colore del sole. Non va la luce del sole. Sì. Va idrogeno la Tesla. Ragazzi, noi siamo contentissimi che i giovani riescano a portare delle tematiche profonde, impegnate.
e vogliamo dare il nostro massimo supporto a questi tre artisti, accompagnati da questi tre grandissimi produttori. Vogliamo bene, grandissimi produttori, grandi, soprattutto grandi, Ava. Non l'ho detto. Hai detto lui è il grandissimo, il maestro Ava che ha portato un'ottima melodia in questo nostro cupidigia. Guarda, mi hai svoltato la giornata. Sì. Botto. E soprattutto vorrei dire che Capoplaza ha affiancato sti due. Ecco, usciamo un attimo dalla satira. Capoplaza ha associato a sti due. Minchia, sembra quasi che spacca. Cosa fare? Per fare la scenetta che ci spariamo, pisciamo. Io mi sparerei in bocca davvero, ma qua ho solo dei cucchiaini. Ciao. Bellissimo. Mi sono dato le minchiate che avete detto. Sì. Posso levarmi anche un po' di ammorbamento dei coglioni? Qua, guarda. Oh. Guarda. Guarda come lava. Ce n'è rimasto un po' lì. Lava. Come lava. Guarda, guarda. Guarda. Ciao. Quindi li ha messi tutti e... cioè, tutti e tre. Il trittico della bellezza. Si sono tipo fatti un Megazord. E non sono solo tutti e tre, sono tutti e cinque, perché non l'avevo visto dalla produzione di chi era. Ava, Charlie Charles e Dave the Kid. Vai, ha messo quattro note a testa. Sì. Uno ha fatto la batteria, uno ha fatto tu tu tu, e l'altro ha fatto scu scu, sick Luke, sick Luke. Uno ha fatto sick Luke. Sì, ha detto sick Luke, sick Luke. Io la butto dentro. Io mi sono detto che l'ha fatta lui. Però ricordati che di Ava non puoi parlare, perché tu non hai fatto niente a livello musicale come l'ha fatto lui in pochi anni. Meno male, ma grazie a Dio.